Amici di Gamer Inside, io sono Michael e oggi siamo in questo nuovo video. Oggi in questo video andremo a iniziare la serie su Watch Dogs Legion. Io ho ricevuto la chiave ieri alle ore 20:30, mi sembra, per un problema con la piattaforma di Ubisoft, vabbè. Io nel frattempo ringrazio Alberto, che è il community manager di Ubisoft Italia, e anche Pierre. E ringrazio Ubisoft Italia in generale, se mai vedranno questo video. Vi ricordo che fra qualche giorno uscirà la recensione di Watch Dogs 2. La sto scrivendo, scusate ragazzi, un po' di problemi con la fase di scrittura, però arriverà presto. Iniziamo campagna. Allora, lo sto giocando con il pad di PlayStation. Nuova partita, difficoltà normale. Avvia partita. Conferma. Ho notato una cosa, non so se è solo nei benchmark, ma penso di sì. I caricamenti sono un po' lentini. E guardando sulle varie testate giornalistiche, noto con molto rammarico che l'RTX 3090, ragazzi, la 3090 non fa girare bene il gioco a 4K a 60 fps. Ah, Londra, che città! Storia ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla. E solo una notte per distruggere tutto. Mamma mia, che grafica. Non so voi cosa vedete, perché non sto registrando con un bitrate altissimo. Però, raga, è una grafica wow. Cioè, soprattutto da lontano. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Ma che è quello dei fratelli Dalton? Ubisoft presenta. Sono dentro. I fratelli Dalton sono evasi. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione. Ma quella non è la voce del tizio in Watch Dogs 2? Nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Ok, iniziamo. Praticamente un altro filmato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma è bellissimo. Ma è wow. Non lagga nemmeno, almeno io 60 fps li noto, poi non so raga perché non ho un contatore. Ma oh mio Dio, è bellissimo. L3, e qual è L3, scusatemi? Questo. E delle... Mi sa che ti ho fatto male. Direi, Dalton. Nico. Vabbè, basta. Iniziamo le battute squallide. Fai il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Oh, che raga, dici? Ma è bellissimo. E Watch Dogs 2 non è nulla in confronto. Premi X. Sto premendo X, scusatemi. Così. Ma non è che devo andare per di qua. Tante volte, Michael, giustamente. Michael, ingiustamente, è stupido oggi. Furtivo. Un po'. No, raga, fermi.
Fermi. E lei puoi pure evitare tutti sti... sti versi, oh. Piani premuto L1 su una porta chiusa per rivelare il circuito. Sì, enigmi ambientali come piacciono a me. Sì. Grande Ubisoft. Comprate Watch Dogs Legion. Compratelo anche voi. Facciamolo arrivare alle stelle. Ah, la guardia qui. Non avevo un circuito da fare io. Vabbè, adesso lo posso fare con calma. Dov'era? Che altro dove partiva? Da lì partiva. Allora le guardie le devo uccidere per forza. Perfetto. Allora, sto giocando col pad perché Watch Dogs 2, giocarlo con tastiera e mouse, mi sono trovato abbastanza bene, però merda, voglio vedere. Hanno spostato le piene di roba del DedSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so, ma qualcuno vuole far sembrare che il DedSec sia stato qui. Merda, procedi con estrema cautela, Dalton. Ma Dalton chi? E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili, non credo sia un caso. Ah, giusto, raga, la voce di... Ma... No, Marcus, di... non mi viene in mente come si chiama. Quello lì con la faccia, quello aveva la maschera da robot. Non è Marcus. Non mi ricordo come si chiama, raga. Non mi ricordo. Non voglio procedere tutto furtivo, su. Ma faccio tutta furtiva. Questo posto è pronto a saltare per aria. Gesù, quei contenitori. Bugly non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bugly? Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo, vado subito. Niente. È vero. Devo fare la stealth. Ho messo la firma del DedSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Non lo faranno se arrivi al detonatore. No, raga, no. È così che esplode la scena. Cioè, nel senso, così che avviene la scena dell'esplosione. Raga, non so nemmeno parlare. Praticamente sono troppo emozionato. Troppo emozionato, scusatemi. È la prima volta che mi mandano la review key di un gioco così importante. Per me Ubisoft è una delle aziende più importanti dei videogiochi. Poi c'è Rockstar. E poi... Oh? Ma vabbè. Però al primo posto c'è sempre Ubisoft, in ogni caso. La Camera dei Comuni. Chiunque siano questi tizi, devono avere le palle per prendere di mira il governo. E se fosse il governo stesso? Disattiva il detonatore, questo? Ok. Tanti fratelli Dalton sui vasi e loro... Vabbè, uno questo. Lui è quello lì più alto dei fratelli Dalton, però ecco, non era stupido. Ed è già innescato. Bugly, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bugly. Aspetta, forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Sei pieno di sorprese. Cerca di sbrigarti. Ok, Bugly, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate.
Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Ci conto. Abbiamo compagnia sul retro. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bugly? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Dai, se spara, reghe, 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 reghe. Cazzo. Eppure tu c'hai problemi qua. Vabbè, ma tutti i problemi ci avete, ma che è? Però loro sono armati, tu no. Ce li ho addosso, prova a trattenerli. Ma non hai armi. Ti prego, non mi dica che devo fare la scena. Ah, ma ce l'ha l'arma, mannaggia voi. Novità, Bugly. Diciamo solo che il livello di sicurezza antintromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ma ci quanto sto è bella la mira assistita. Dimmi che stai per finire. Ho aggirato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Dio, raga, io sto proprio felice come a Natale. Anche se Natale è fra due mesi. Vai a controllare. Da quella parte. Ok. Io non mi muovo. Ma sicuramente sopravvive all'imboscata. Ok, ma sicuramente esploderà come da storyline. Io da qui non mi muovo. Tiratemi fuori da qui. Tiratemi fuori da qui. Oh mio Dio. Non sono così intelligenti, raga. Bisogna dire. Dalton, problema. Mi servono le tue appendici fisiche ora. Vai, fratello Dalton. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra, uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente, tira quel filo. Se mi fai saltare in aria. Boom! Bomba disinnescata. Visto? Non è stato difficile, no? Bugly, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bugly. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Thorn. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Scusate se l'audio è un po' alto. Però mi piace alto. Premi R2 per scattare. R2. Dov'è il tetto? Sabine, che succede? Siamo sotto attacco. È un massacro. Da protocollo dobbiamo cancellare tutto. Anche Bugly. Mi serve per il trasmettitore. Lo so, ma nessuno deve sapere quel che sa Bugly. Nomi, operazioni, luoghi. Ok, farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Ok. Ma what? Bugly è andato. Sei da solo ora. Dalton, se va male. Andrà bene. Ci vediamo dove stabilito. Raga, promesso. Se va male andrà bene. Ma buona che fortuna. Che... Ma dove devo andare, scusatemi. Recuperare sta chiave. Ah, qui. Ok. E per andare qui cosa devo fare? Carica. Ah, ok, sono chiavi elettroniche. Ok. Intanto sono appena a 15 minuti, raga. Io ve lo dico.
se non arriviamo a 30 minuti ogni episodio qua. Intelligenza artificiale non è molto intelligenza, ma più deficienza direi. Però possono sempre migliorare con una patch, non è un problema. Raccolta automatica delle munizioni, perfetto. Apri. Vai, sul tetto, dobbiamo salvare innocenti. Sforzo, dove sei? Respiro. Non devo fare cose a tempo, vero? Bingo. Cosa? No. Ottimo lavoro, Dalton Whitman. Saresti tu. Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini? Esatto. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. È giunto il momento di una resetta. Oh mio Dio. Raga, io non ho parole. Come vorrei avere una telecamera ad alta qualità per farvi vedere la mia faccia. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime. Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata. Stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al DedSec. Il gruppo terrorista responsabile di forza, Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del DedSec. Un severo monito a tutti gli aspiranti ribelli. I più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Le attività criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno... I cittadini onesti di Londra, grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione. Osservano le fake news, i disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso Albion continua a mantenere in piedi. Circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DedSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. I nostri reporter non hanno trovato un solo londinese disposto a esporre pubblicamente tali teorie. Infatti, non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Ok. Mi serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il DedSec da sola.
Hackeriamo il sito OS di Londra e vediamo chi è disponibile. Sono Claire Waters e in questo episodio di Buccaneer Radio parliamo del gruppo di attivisti digitali e presunti terroristi del DedSec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Che ne pensi, Colin? Lo dico dall'inizio che avremmo dovuto sbatterli in galera, quelli del DedSec. Adesso dico che bisognerebbe fucilarli e basta! Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Toan? Hai visto in che stato è la città? Che altre prove ti servono? Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente del DedSec in questi mesi. Sento puzza di capro espiatorio. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Emily! Hai perfettamente ragione, Claire. Il governo ha incastrato il DedSec per far credere di avere il controllo della situazione. Probabilmente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attentati, ma questo non fa bene alla loro immagine, no? Il DedSec è la loro spina nel fianco. Quale miglior capro espiatorio? Ragazzi, pure la vibrazione nel controllo. Tu cosa pensi di tutto questo? Penso che il DedSec abbia rivelato la sua vera natura. È terribile pensare che per anni li abbiamo lasciati agire indisturbati. Terroristi, nati e cresciuti sotto casa. Il DedSec ti fa più paura delle varie bande di Londra tipo il Clan Kelly? I Kelly al massimo ti incendiano il negozio o ti ammazzano. Non si sognerebbero mai di mettere una bomba al Parlamento. E ora tocca a... Crypto King, ti senti più sicuro usando uno pseudonimo? Tutti dovrebbero usarne uno. Perché permettere loro di controllarci ora che sappiamo di cosa sono capaci e fin dove sono disposti a spingersi? Perché registrazione sembra che laghi? Aspetta, stai parlando del governo? Stai dicendo che secondo te il governo è responsabile degli attentati? Oh, fidati, Claire. Non l'hanno fatto da soli. Sono tutti responsabili. Il governo, Albion, il Sears... Raga, aiutatemi, sembra che in video laghi. Invece lag non ne ho in gioco. Oddio. Mannaggia. Spero che non sia venuto laggante. Mi dispiace ragazzi, in ogni caso se è venuto un po' laggante il video. Mi scusi in anticipo. Ma Watch Dogs Legion è più pesante di quello che mi aspettavo. Veramente mi scuso tantissimo con tutti voi. Non è ottimizzato bene, ragazzi. Apparentemente. E adesso che devo fare? Devo saltare? Andare qua e saltare? Ok. Qui. Raga, però mi dà che 60 fps stabile, non mi dà. Fotogrammi saltati. No, non me ne dà. Ok. Io avevo paura che fosse la registrazione a laggare piuttosto che il gioco, però non a questi livelli. Solo a momenti? Immagino proprio di sì. Merda, già non la situazione più. È peggiore di quanto credessi. Ah, ma un candidato c'è. A quanto pare sei tu l'unica speranza del DedSec. Tu chi? Ah, io? Ma no. No, raga, quante volte devo dirlo? No. Ma è bellissimo. Questo col cilindro. Dov'è la vecchia? Voglio la vecchia. Voglio lui. Allora, vi le faccio vedere tutti i personaggi per dover di cronaca.
lui, lei, lui, poi c'è lei, lui, lei. Poi c'è lui, lei. Ok, io prendo quello che più mi ispira. Non ha passato l'esame della patente per la moto. Moto personale. Congedato dall'esercito per insubordinanza. Chiamata drone. Vabbè, poi gli altri li potrò reclutare man mano col tempo. Arma con chiave inglese. Raga, voglio... No, vabbè, voglio quello lì con la pistola. Sì, voglio lui che è il butta fuori. Questo è forte, raga. Questo c'ha già la faccia da duro. Vai? Ah, ok. Avrei registrato anche ieri sera. Ma ieri proprio completamente in... C'ero troppo emozionato, peggio di oggi. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Se vuoi dedicarti alla causa, il DedSec ha bisogno di te. Ti invio le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Ok. Se... Posso andare a piedi? Quanti metri sono? Ma anche no, grazie. Guidami lì. Guida automatica. Oh raga, ma è la musica di Monster Cat. In the night, di Mazzi. In the night. Yeah. Yeah. Oh, e vai. Guida automatica disattivata. Du-du-du. Ho fatto bene a lasciare la musica, eh. Poppo. Pom pom para pom. Pom pom para pom. Un po' lentina la guida autonoma, ma bisogna dire. Un po' lenta. Dai zio, metti un po' l'acceleratore, vabbè, tanto c'è la musica bella. Dai, voglio vedere il nuovo quartiere. La guida autonoma è bellissima. Io raga non sto muovendo niente. Niente. Impatto grafico è Gesù per me. Gesù. Cioè tutto. Sicuro raga, sto video non sarà monetizzato, ma come tutta la serie immagino, eh. Cioè.
come si usciva. Però è bella la canzone, raga, finiamocela di sentire. Nel frattempo diamo uno scorcio a questa Londra post Brexit. Vabbè, è infinita, dai, su. No, l'audio di prossimità. No, raga, ma perché ste cose a me me le dovete far sentire? Ma è troppo bello. Ho scaricato una patch sul tuo Optic per farti accedere al nostro sistema di sicurezza. Le impostazioni non permettono a persone esterne al DedSec di entrare. Dovrai forzare il blocco manualmente. Passaggi segreti e basi nascoste. Ah, quanto mi è mancata questa roba. Manda Sabine, vero? Ci vediamo di sotto, allora. Posso chiudere? Apriti, sesamo. Ok, 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 ok. Vabbè, raga, sto video verrà un po' più lungo, non mi interessa. Mi sono proprio divertito in macchina. Guida autonoma, musica di Monster Cat. Cioè, ma voi ditemi che volete di più dalla vita. Cosa volete di più dalla vita? C'è nessuno? Mi sa di no. Voglio cercare l'interruttore. Yeah, mi ho iniziato a registrare. Identificati o dovrò bloccare le uscite, hackerarti l'Optic e rileggerti tutti i messaggi che hai scritto in stato di ebbrezza. Allora ti toccherà spiegare a Sabine che fine ho fatto. Sabine è viva? Questa è una buona notizia. Io sono Bugly, l'esclusivo e super tecnologico assistente virtuale del DedSec, e sono rimasto fuori servizio per qualche mese. A ogni modo, prova a connettermi alla rete del DedSec, così potrò diventare più potente di quanto tu possa lontanamente. Cioè, potrò scoprire cosa è successo nel frattempo. Attiva i server di Bugly. Oh yeah, andiamo, andiamo da... Allora, mo hanno dato un piccolo scattino, ma proprio insignificante nel gioco, ma nel video non si è notato. Comunque per ora ho perso solo 48 fotogrammi, ecco, niente fatto. Di che. Sono di nuovo connesso alla rete. Sto scaricando il nostro database, gli archivi delle notizie. Oh no! Il gruppo terrorista DedSec responsabile degli attentati a Londra. Dalton Wolf morto? Vi lascio solo un momento e voi mandate tutto a puttane. Questo è il succo della situazione, sì. Quello che vorrei sapere è, se il DedSec non c'entra niente con le bombe, allora chi è stato? Dopo la bomba al Parlamento disinnescata da Dalton, o meglio da me, ho un vuoto di memoria. Mi mancano informazioni su quanto è successo dopo che mi hanno scollegato, ma a quanto ho capito è coinvolto un misterioso gruppo di hacker chiamato Zero Day. Credo che Zero Day abbia pianificato gli attacchi e incastrato il DedSec. Vieni al mio terminale. Sabine ha chiesto una videochiamata. Dov'è il tuo video terminale? Ah, eccolo. Ok, ok. Interagiamo qui. E la prossima cosa al massimo la facciamo in un altro video. Nel secondo episodio. Ti passo Sabine Brent. Ti suggerisco di ascoltarla molto attentamente. Eccoti qua, sono felice di vederti. Bugly, Cristo, che bello sentire di nuovo la tua vocina. La tua memoria è intatta? Nemmeno lontanamente, l'ultimo dato che ho in memoria è l'attacco al nostro QG. L'unica pista che ho è un gruppo chiamato Zero Day. Ti dice niente? No, ma il QG è stato attaccato da uomini in nero, gli stessi che erano al Parlamento. Forse lavorano insieme. Non avevamo chance. Hanno ucciso tutti quanti. Cristo, come ce l'hai fatta? Sono scappata per le fogne fino a Camden. Un contatto mi ha fatta uscire dalla città e poi sono rimasta nascosta nel nord. Molto saggio. Il tuo profilo è segnalato come bersaglio ad alta priorità nel sistema di sorveglianza. Anche con un riconoscimento parziale ti sparerebbero a vista. Il DedSec di questi tempi è amato come la peste bubbonica. Senti, lo sai che farei qualunque cosa per te, ma... Caspita, Sabine, mi chiedi troppo. Senti, se c'è qualcuno che sa che cos'è il rischio, sono io. Ho perso tutto e tutti. Ma la questione è semplice.
Londra è in una spirale suicida. E se il DedSec non riesce a tirarla fuori, beh, non ci riuscirà nessuno. La città ha bisogno di una resistenza. A Quanto cominciare da... doppiaggio. Che ne dici? Fanculo. La morte è il meno. Ottimo, nuovo utente registrato. Il DedSec ti dà il benvenuto. E siamo a 2, 3. Non lo so quanti personaggi abbiamo adesso. Sarebbe dai responsabili mandarti allo sbaraglio senza nessun tipo di supporto. Nel rifugio troverai gli elementi base della tua attrezzatura da attivista del DedSec. Ecco, gli punti tecnologia, gadget e armi, usare la tecnologia. Ok. Ragazzi, io vi dico che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, che io registrerò subito perché io c'ho tanta di quella voglia di giocarci, che è da luglio che parlo con i PR e community manager di Ubisoft, è da luglio. Ahimè non ho potuto provare le varie beta. Le varie work in progress, quindi diciamo beta, e in remoto come hanno fatto altri content creator, però non fa niente. Al secondo episodio.